Pater Noster, nel commento a questa preghiera siamo giunti appunto alla santificazione del nome del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dopo aver quindi ricordato alla nostra mente che Dio è Padre e ci ama proprio con un amore di Padre, che noi siamo figlioli Suoi, che gli dobbiamo dunque onore e amore, ebbene, dopo aver ricordato questo, dopo aver detto che Dio è nei cieli, quindi dopo aver elevato la nostra mente a quella dimora che è propria di Dio e che è ben al di sopra della terra e delle vicende terrestri, ebbene, noi, e dopo aver sottolineato il nostro, del Padre nostro, cioè aver sottolineato che la carità verso Dio poi si estende anche al prossimo, così che Dio è il Padre comune di tutti gli uomini, ebbene, passiamo a quell'altra invocazione che è «sia santificato il tuo nome». L'invocazione in se stessa potrebbe sorprendere alquanto, perché potremmo dire in fondo non c'è bisogno che noi chiediamo al Signore che sia santificato il suo nome, già che il suo nome già in se stesso è santo, no? Ecco, allora che cosa vuol dire esattamente questo santificare il nome del Signore? Voi sapete che c'è proprio anche un precetto, un comandamento del Signore, anzi tutti i precetti della prima tavola, praticamente i tre primi comandamenti, riguardano la santità di Dio, il rapporto dell'uomo verso Dio, cioè quella che è appunto la virtù della religione sul piano soprannaturale, le virtù teologali di fede, di speranza, di carità. Ecco, quindi l'ordine giusto dell'uomo rispetto a Dio. Tenere santo il nome del Signore, soprattutto il secondo comandamento lo dice con estrema chiarezza, che cioè noi non dobbiamo usare, pronunciare il nome di Dio in vano. Non pronunciare il nome di Dio in vano vuol dire, quando si parla di Dio, inserire il nome di Dio in un contesto significativo e in un contesto degno di Dio. Ecco perché gli ebrei, addirittura presi da un quasi direi giusto scrupolo religioso, forse si potrebbe dire un po' esagerato, però comunque lo scrupolo religioso autentico di per sé, dicevano: siccome la nostra attenzione, la nostra devozione non è mai adeguata alla grandezza di colui che è Dio, ebbene non è mai lecito pronunciare il nome di Dio. Hanno praticamente, come si dice in termini di scienza religiosa, hanno tabuizzato, cioè hanno fatto del nome di Dio un tabù, cioè un qualche cosa di ineffabile, un qualche cosa di non pronunciabile, tanto è vero che loro considerano un vero e proprio peccato pronunciare il nome di Dio, comunque, perché sempre l'uomo è indegno appunto di pronunciarlo. Ecco perché appunto i testi ebraici sostituiscono al nome Yahweh, che è il nome proprio di Dio, sostituiscono altre espressioni, per esempio, non so, il Signore oppure l'Altissimo o il nome, è vero che vuol dire sempre il nome di Dio, eccetera, ma senza appunto identificare in concreto il nome di Dio, cioè senza pronunciarlo. Ecco, scrupolo che noi cristiani non abbiamo, però dovremmo avere quell'altro scrupolo, è vero, che pronunciando il nome del Signore, nel nome di Gesù, di Maria, dei Santi, dovremmo avere sempre, è vero, l'attenzione a quello che diciamo. A me spesso succede, è vero, che talvolta diciamo questi santi nomi anche in modo distratto, no? Ecco, il che poi è un peccato ancora minore rispetto a quello che è terribile della bestemmia, no? E purtroppo anche quello è un peccato molto molto diffuso. Spesso ovviamente è un'abitudine cattiva che in qualche modo chi la contratta non avverte più che cosa dice, no? Ecco, però non è certamente un'abitudine buona e bisogna fare tutto il possibile per sradicarla, no? Ora, la santificazione del nome di Dio vuol dire quindi semplicemente che noi nel nostro parlare, e non solo nel parlare, perché ovviamente il parlare, il termine esteriormente pronunciato, è segno di qualche cosa di interiore, cioè del pensiero, del sentimento, quindi noi nella nostra vita interiore e nella espressione esterna di questa nostra vita interiore, dobbiamo tenere santo il nome del Signore. Quindi chiaramente questa invocazione, possiamo constatare anzitutto questo, questa invocazione sia santificato il tuo nome, si riferisce non tanto al nome di Dio in sé, che è già santo, quanto piuttosto al rispetto del nome di Dio presso tutte quelle creature razionali che in virtù della loro razionalità, cioè in virtù della loro formale somiglianza con il Creatore, sono chiamate a dargli lode e gloria, cioè a dargli una gloria consapevole, non solo essere a gloria di Dio,
ma riconoscere se stesse, queste creature razionali, angeliche, umane, no? Riconoscere se stesse come create per la gloria di Dio. In questo riconoscere, in questo amare questa loro condizione di creature razionali, dare proprio con questo, cioè con atti consapevoli di cognizione e di amore, dare lode e gloria a Dio, quella che si dice appunto la gloria soggettiva o gloria formale estrinseca di Dio. Ecco. Allora, questa è la invocazione, sia santificato il tuo nome. In fondo vedete come il Padre nostro non fa altro che ricapitolare tutto ciò che è l'essenza stessa della preghiera, no? Cioè ci rivolgiamo nella preghiera a Dio, noi figlioli suoi, poveri peccatori, però da lui amati e perdonati, ci rivolgiamo a lui e la prima cosa che gli chiediamo non è altro che la preghiera stessa. Perché che sia santificato il nome di Dio, come avviene? Tramite la lode e la gloria che gli si dà, che si dà al suo santo nome. E che cosa è lodare, glorificare e benedire il nome di Dio se non pregare? Vedete, quindi praticamente la nostra preghiera, il primo dono che deve chiedere a Dio, e che è appunto un dono suo, è ancora la preghiera. Ecco, quindi pregando la prima cosa che chiediamo è che il Signore ci faccia pregare, cioè praticamente ci faccia santificare il suo nome, no? Ecco. Ora, la santificazione del nome di Dio, come vi ho già detto, non è tanto il fatto che il Dio sia più santo di quanto non è adesso. Il Dio è pienamente santo, infinitamente santo, quindi nulla si può aggiungere alla sua santità. Noi chiediamo però che la nostra mente, il nostro cuore, il nostro uomo interiore diventi sempre più consapevole della santità di Dio, no? Della grandezza di Dio, e che questa consapevolezza cresca non solo in noi, ma che cresca in tutte le creature razionali, angeliche, e nei beati del cielo, e nelle creature umane viventi ancora sulla terra, non solo quindi in noi, ma anche in tutti i fratelli. Quindi che il nome di Dio sia santificato vuol dire anche che il nome di Dio sia riconosciuto da tutte le genti della terra, e anche in qualche modo una invocazione, potremmo dire, missionaria, no? Cioè noi chiediamo al Signore che la fede, tanto è vero che solo nella fede la preghiera soprannaturale è possibile, la preghiera come colloquio intimo con Dio è possibile, ebbene noi chiediamo, chiedendo la santificazione del nome di Dio, chiediamo ovviamente questo per noi, cioè di crescere nello spirito di preghiera, ma chiediamo che anche tutte le altre genti della terra possano lodare e benedire Dio, cioè che possano pregarlo. E come potrebbero pregarlo se non lo conoscono? Vedete, quindi è necessario pensare, anche quando diciamo sia santificato il tuo nome, è necessario pensare sempre in chiave di carità fraterna alla diffusione della fede, cioè noi chiediamo al Signore che si diffonda la conoscenza soprannaturale della rivelazione di Lui, del suo volto, quello che appunto costituisce il depositum fidei, no? Che questa rivelazione raggiunga tutte le menti e tutti i cuori, e che tutti gli uomini si uniscono nella lode e nella benedizione del nome di Dio, che sempre più riconoscano la santità del Signore, e riconoscendola crescano in Lui, no? Perché questo riconoscere ovviamente è un essere in Dio e avere Dio in noi, come dice San Giovanni, è vero, chi ama, ebbene Dio dimora in lui e lui dimora in Dio, no? Vedete, in fondo la preghiera non è altro che l'attuazione della carità, l'attuazione in genere delle virtù teologali, no? La preghiera è l'atto delle virtù teologali, nella sua, ovviamente nella sua forma più alta, nella forma cristiana, cioè nella forma soprannaturale, no? Ecco, bene. Se è così, allora noi con la santificazione del nome di Dio chiediamo in genere la crescita delle creature nella loro partecipazione di Dio, partecipazione intenzionale, spirituale, cioè conoscitiva e volitiva. Vedete, noi non possiamo partecipare di Dio se non in due modi. Uno è il modo di essere partecipi dell'essere, però non è possibile avere l'essere stesso di Dio. Noi abbiamo un essere simile a quello di Dio, però un essere finito. L'essere di Dio è di Dio solo e infinito, quindi noi finiti non siamo suscettibili di avere un che di infinito quanto all'essere in noi. Come possiamo rivestirci di Dio? Solo tramite conoscenza e amore, cioè in modo intenzionale, ovvero in quanto il Dio diventa oggetto della nostra conoscenza, oggetto della nostra volontà, diventa il vero proprio dell'intelletto umano e diventa il bene proprio della volontà umana, no? Quindi chi crede in Dio e chi ama Dio con l'amore di carità, ebbene conosce Dio
e ama Dio così come Dio conosce e ama se stesso. Tanto è vero, vedete sorelle, cosa molto importante, la nostra fede, che trova poi la sua connaturale espressione nella preghiera, sicché quelle due cose si appartengono a vicenda strettissimamente, come si dice l'ex orandi, l'ex credendi, non c'è preghiera cristiana che non sia espressione di fede, quindi la fede è il presupposto della preghiera, no? E viceversa, se uno ha l'animo veramente credente, non può fare a meno di esprimere la sua fede, capite? Quindi in qualche modo la preghiera è una professio fidei, no? Perché noi lodando il Signore, elevando la nostra mente a Lui, ebbene esprimiamo la nostra fede. Ora, chi crede e chi ama, conosce e ama Dio così come il Dio conosce e ama se stesso. Tanto è vero che la nostra fede è proprio una, cioè consiste nella adesione del nostro intelletto mosso dalla volontà a sua volta ispirata dalla grazia attuale di Dio, no? Adesione del nostro intelletto non a qualche verità che la nostra ragione può comunque conoscere di Dio, ma bensì a quelle verità che il Dio ha tenuto da secoli eterni nascoste in sé, nella sua divina essenza. Ed è quindi ci sono in Dio degli abissi reconditi che nessuna intelligenza umana è in grado di esplorare. La nostra intelligenza, certo, ha un contatto con Dio, però è un contatto alquanto epidermico e superficiale. Vedete, noi possiamo dire, non è poco, è cosa importantissima che possiamo dirlo, no? E se possiamo dirlo, dobbiamo anche dirlo, no? Possiamo e dobbiamo dire che Dio esiste, che Dio è sommamente buono, che è perfetto, che è eterno, che è creatore di tutte le cose. Tutte queste cose le possiamo e le dobbiamo dire, no? Ecco. E tuttavia, dopo aver detto tutto questo, non abbiamo praticamente saputo nulla di ciò che è Dio nell'intimo della sua essenza. Ora, il Signore non si è accontentato solo di far brillare sopra di noi il suo volto di creatore, come dice appunto il libro del Deuteronomio, vi ricordate quel tema del brillare, è vero, far risplendere il volto di Dio sul suo popolo, la benedizione in fondo è questa, no? Ecco, quindi conoscere Dio, no? La benedizione, la vita spirituale, l'accrescersi della vita spirituale è un progredire nella conoscenza del volto di Dio, cioè nella conoscenza dei misteri rivelati, no? Ecco. Ora, Dio non ha fatto solo brillare su di noi, sopra di noi, il suo volto di creatore, ma ha voluto anche, per una sua iniziativa assolutamente, sovranamente libera, per nulla meritata dall'uomo, senza che ci sia nessunissima esigenza nella natura umana o angelica, Dio ha voluto rivelare se stesso alle creature razionali in un modo anche soprannaturale, cioè ha voluto manifestare agli intelletti creati quelle verità che solo lui, intelletto increato, intelletto infinito, intelletto divino, ciò che solo lui può conoscere. Ed in qualche modo noi siamo entrati a far parte, a aver parte nel segreto di Dio. Ecco il fondamento della nostra amicizia, no? Gesù lo dice espressamente, no? Io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici perché vi ho rivelato, vi ho detto tutto quello che io stesso ho udito dal Padre mio. Vedete, Gesù ascolta dal Padre suo quelle cose che solo il Verbo può conoscere nello Spirito Santo. C'è il segreto della Trinità, capite? Vedete, i tre conoscono delle cose che nessuna intelligenza creata può conoscere, no? Ecco, ebbene, i tre che sono uno solo, onnipotente, eterno, il Dio, che cosa fanno o che cosa fa quella Trinità Santissima? Rivela se stessa, il suo mistero di Trinità. Il suo mistero di Dio vivente, il suo mistero di Dio redentore e santificatore soprannaturale. Il Dio rivela questo mistero nascosto da secoli eterni in lui, ebbene il Dio lo rivela all'uomo. Quindi la nostra fede poggia, la nostra preghiera, veramente nel senso pieno e perfetto della parola, la nostra preghiera poggia sulla conoscenza non più solamente naturale di Dio. Vedete, i pagani, conoscendo naturalmente con la loro intelligenza non depravata, è vero, a differenza dei nostri atei contemporanei, noi è ben peggio essere atei che pagani, no? I pagani almeno avevano questa salute della ragione di riconoscere che esiste un nume assoluto, no? E sapendo questo, ed è con questa consapevolezza che esiste un che di assoluto, i pagani hanno riconosciuto il dovere di pregarlo, di sacrificare a quel nume, no? Di rivolgere a quel nume i loro voti e via dicendo. Insomma, vivevano religiosamente. Però che preghiera in qualche modo